Guarda, guarda che bene, sono un po' chiaro in effetti. Di qualche... momento concentrazione. Oddio, tutto storto. È storto, no. Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale YouTube. Oggi nuovissima makeup challenge, ovvero la One Dip Challenge. In italiano, uno strato di makeup, di un prodotto makeup. Ovvero potrò utilizzare un solo strato di ogni prodotto per tutto il makeup. Per questa challenge non sarò da sola, ma prima di presentarvi l'ospite di oggi, volevo darvi una piccola comunicazione. Sabato 8 e domenica 9 ottobre sarò al Romix. A Roma, giusto? Cioè, dove volete che fosse faccia? A Bologna? No. Mi raccomando, vi aspetto in tantissimi, sarò lì tutti e 2 giorni e niente. Vi presento l'ospite di oggi che è Rullo di Tamburi. Luca Bottiglieri! Ciao a tutti, che bello, sono su un canale YouTube. Wow, come ti senti non essere su un'altra piattaforma tipo TikTok? Non lo so, ho più tempo, quindi posso parlare di più. Esatto. Che bello. Uno strato io la vedo impossibile. La vedo proprio impossibile. Io ho paura. Bene, io direi di incominciare. Partiamo dal primer. Quindi, ricapitoliamo. Io uso il primer e ho a disposizione... Tu devi fare... Solo un pump. Una goccia. E basta, solo quello puoi utilizzare. Ok. Tutto chiaro? Bene. Iniziamo. Primer. Ne ho messo forse un po' da... basta. Non... It was at this moment that he knew. He fucked up. Ne puoi mettere altro? Basta. Ma con questo ci copro a malapena l'occhio. Fa niente. Dal mio basta. Tra l'altro, noi non ci siamo mai truccati insieme, ma io ho il vizio di... Quando mi trucco, devo chiudere un occhio. Perché sto invecchiando, vedi? Ma in che senso? Io chiudo un occhio. Per vedere bene. Dopo? Fondotinta. Fondotinta, va bene. Fondotinta. Fondotinta. Io c'ho quello di Astra che c'ha il pennellone, quindi tu invece dovevi fare solo... Sì. Io c'ho Shiseido. E tu se non esce... Oh, se non esce non lo puoi mettere, lo sai, vero? No, aspetta, aspetta, no, perché no, c'è un motivo. Ecco. Basta. Basta. Sì, questo lo posso utilizzare. No, ragazzi, no, non posso. Però dai... A me fino adesso sta andando tutto bene. Io no, comunque non utilizzo tanto fondotinta. Questa qua devo fare così perché qua ci sono i brufoli della barba. Vai, vai, vai. Guarda, che bello sto fondotinta però. Guarda, guarda. Ma io come faccio? Dopo col correttore. Perché poi io ho la barba. Vedi? Io non sono la donna barbuta. Per adesso. Direi che ci siamo. Possiamo passare al correttore. Con questo come faccio? Il dito, secondo me, forza. Quindi se io faccio così senza mai staccare il dito è uno strato. Esatto. Io invece c'ho solo questo qua, non vado a mettere il pescato, non me va, non c'ho voglia. Ok, quindi questo basta. È fatto. Poi prendo quello più coprente. Basta. Ok, va bene. Io devo iniziare a sfumare, se no mi si secca tutto qua. Basta. No, finito. Okay. Basta. Oddio. Tra l'altro questo... Ok. Adesso cosa c'è? Adesso contour. C'è il contouring. Come facciamo con lo stick? Con lo stick non dobbiamo mai staccare. Ah, io faccio. Ma come faccio? Cioè, devo andare... Sky, dammi e una per mano. Per il naso come faccio? Secondo me dobbiamo tipo fare... Cioè, vabbè. Allora, io faccio partire da qua. Poi... Che carina! Oddio, ma come faccio? Oddio, no. Allora, aspetta, torno indietro. Ah, tu fai così. Così. Brava. Si sta staccando. Perché si sta... No. Si è rotto? Sì. Mai una gioia nella vita. Hashtag qua sotto, mai una gioia. E adesso se sfuma, sfumiamo. Io sto sfumando un po'. Vabbè, poi devo mettere per forza il bronzer io, perché sennò... Non so che cosa sia cambiato, cioè, da così lontano sembra la situazione molto carina, da così lontano. Poi un conto è guardare da lì. Da vicino no, ti posso assicurare di no. Scusami, e col blush come facciamo? Quindi ce l'ho. Faccio uno e due. Pennello. E fai e intingi. Uno, allora, due. Guarda, il pennello a forma di zampetta. Oddio, che carino! Aspetta, fallo vedere. La zampetta del gattino. La zampettina.
Che cute! Oddio, guarda. Piano, perché sennò... Ecco. Più o meno. Io sfumo. Oddio. Tu sembri Heidi. Non penso troppo, no! Allora, abbiamo messo blush e cipria. Io, cioè, devo fissare adesso. Fissiamoci. Allora, aspetta. Siamo così. Oddio, c'ho paura. Vai, vai. Boy. Allora, forse ne ho fatto uscire un po' troppa. Sì. Ok. Vabbè, è un uno. 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 Vai. Uno per tutto. Inizio io? Oddio. Non te la voglio neanche sprecare. No, staccato. Niente, questa è la mia. Tu. Vabbè. Vai, prendila tu. Basta. A caso. A caso. A caso. Due. Uno. Oddio. Mi sto sentendo male. A caso, così. A caso, va bene. Ma guarda, ma sembra che sono un fantasma. Tutto... Sì. Dai, però ha settato. Oh, ma setta proprio bene, Laura. Ok, tu hai detto che non metti bronzer e cose in polvere. Io devo mettere per forza, perché sennò... Io faccio solo per la terra, insomma. Via. Senza mai staccare, però ne prendo così. Ok, un po' l'attaccatura. Ho paura di averne messa un po' troppa, però. Cosa c'è adesso? Passiamo già agli sopracciglia, occhi. Sopracciglia, sopracciglia. Okay. Sky, sei pazzo! Sei arrabbiato perché hai detto sopracciglia. Dove allora, sta? Allora, sopracciglia. Intanto pettiniamole, quindi solo una passata per staccarle. Come facciamo? Oddio! Basta, uno per lato l'ho fatto. Ecco. E adesso... Qua sarà tosta per le sopracciglia. Senza mai staccare. E come fai? Cioè fai una riga? Allora, vedi? Ah, tu fai zigzag. Zigzag, sorchietti. Genio, tu sei un genio. Io avrei fatto una linea e basta. No! Si è rotta. No, ho staccato! No, cioè ma guarda... Aiuto! Ma guarda che ho fatto, no! Ecco. Aspetta, settiamo con un po' di setting spray. Uno. Un pump. Aspetta. Vai, vai prima tu. Ok. Vedi qua che... No, vabbè. Vabbè, è un disastro, è tutto un occhi. Disastro, ok. Occhi, allora, prendo il primer intanto. Prendo direttamente bravo. Dal pennello. Io questo qua di Kiko. Beh, no, in realtà pure io potevo farlo. Infatti. Questo è sempre idratante che non va nelle rughe. Anche se non ce le ho. E adesso gli ombretti. Quindi un di... Uno, aspetta che scelgo prima. Io uso questo lillino. Io uso suavemente. Besame. Ciao, sono Lilla. Ok. Allora, uno. Sto facendo anch'io. Vado, intanto. Uno qua e uno qua. Però si sfuma bene. Anche questo, però è troppo chiaro. Sì. Ah, dai. Oddio. Vabbè. Userò il viola scuro. Uno. Basta. Uno. Basta. E uso rischi, perché io voglio rischiare nella mia vita. Io rischio. Rischi business. Ma non c'è niente! Vabbè. Oddio, aspetta. Lo metto un po' qua, un po' qua. Si può. Ok. Niente. Uno più. Cioè, guarda... No, io non ho, come se non avessi messo niente. Uso... Come si legge sto qua? Nymph. Prendiamo Nymph. Mi vede che non sto staccando. Ok, prego. Prendo questo arancione. Così. Così a caso. Ecco, già questo si vede un po' di più. No, sinistra. No, vabbè. Ma proprio il mio make-up fa... È orripilante, cioè guarda. Vabbè, uso il glitter, lo posso usare, dai, col dito. Sì, col dito, sì, ma anch'io adesso uso il glitter col dito. Uso questo qua di Laila. Ciao. Oh, degli shimmer pazzeschi! Okay. Uso virile. Non sto staccando. Ok. Userò l'illuminante. Ah, giusto. Giusto, l'illuminante. Non lo no, io allora faccio un altro pump di rifatta. Non è... Io non sono rifatta, però. Vabbè. Uno
E due. Qua non mettiamo niente? Se abbiamo un altro pump, sì. Uso... no, J'adore non si vede. Uso Sweet Tears, vai. E io userò l'arancione di nuovo. Ma tanto per me non cambia niente, cioè già è penoso come make-up. Il mio make-up occhi... orrendo. Io sembro una zucca. Va bene. Beh, sei in tema Halloween. Infatti. Scrivetemi se avete qualche idea per qualche video tema Halloween. Bene, adesso eyeliner. Non so se si vede. Ok, non devo mai staccarlo. Ah! Momento concentrazione. Via, allora. Io sono la queen degli eyeliner, non sto staccando. Ma perfetto! Facciamo di qua. Allora. Oddio. Beh, non sono così uguali, però... Direi proprio di no, perché qua c'è proprio... Mascara. 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 Io uso questo di Rimmel. Io L'Oreal. Ok. Quindi un per tutti e due gli occhi? Sì, sì, quindi vabbè, io adesso posso stenderlo, perché tanto ho preso... ok. C'ho sto capello davanti. No! Mo te lo tieni. Ma porca di quella. Vabbè, questo posso toglierlo, cioè la macchietta fa un po' posso togliere. Allora, spieghiamo quando succedono queste cose come si fa per rimuovere il mascara. Niente, dovete aspettare, poi con un cotton fioc andate e levate tutto, che è una meraviglia. L'illuminante io non ho messo. Illuminami di menzo. Però illuminante, vabbè, userò questo. Ok. Stavi rischiando, lo sai, vero? Farò finta di niente. Io... no, solo da una parte, tenuto. Ok. Molto bene. E cosa è rimasto? Le labbra. Sì. Come fai a fare le labbra? Quindi la matita non va mai staccata. Esattamente. Allora. Come per l'eyeliner. Allora, pronti? Ok. Ok. Oddio, tutto storto. È storto, no. Non ho staccato, sono ritornata indietro. Aiuto, devo giocare. No, però dai, ti è venuto bene. Ma è storto. Ok, quindi. Darti ragione, Kylie, ti finirò. Uno. Quindi sì, possiamo stare. Quindi possiamo staccare. Sì. Ok. Beh dai, più o meno. Sono riuscita. Non ridere. Dai, più o meno sono riuscita. Sì, sì. L'unica cosa decente forse che sono venute sono le labbra, anche se un po'. Però aggiungiamoci un po' di glitter. Ok. Ho questo qua delle wings. Non delle wings di fate. Aspetta, no, perché non ci voglio di sporcare. Ok. Una robina proprio, aspetta. Oh, adoro. Dunque, considerazioni finali. Allora, considerazioni finali. Tu, chapeau per l'eyeliner. Cioè, proprio chapeau. Chapeau. Invece te, devo dire, look occhi, si vede, anche le sopracciglia. Cioè, l'unica cosa forse le labbra, però. Dici, un labbro come se mi fosse preso a pugni, guarda. È gonfissimo. Però diciamo che alla fine non decidiamo noi chi ha vinto. No. Lo decidono loro. Sotto nei commenti. Scriveteci quindi chi secondo voi ha vinto questa challenge. Sky, esattamente. Dunque, io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi in questo video. Finalmente ci siamo rivisti dopo 4 mesi. Sempre io vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube se non l'avete ancora fatto e ovviamente di iscrivervi anche agli altri miei canali Instagram e TikTok, ovviamente anche a quelli di Luca. Se vi è piaciuto questo video, come sempre vi ricordo di mettere un pollicino all'insù e di lasciarci anche qualche commentino, magari scriveteci qui sotto una prossima challenge da fare insieme con qualcun altro, non lo so, difficili, esatto. E niente, io direi che ci vediamo a un prossimo video. Ciao, ciao!